aveva fastidio agli occhi, ma la mamma e il papà hanno pensato fosse congiuntivite visto che aveva fatto molti bagni in acqua. Quando però sono tornati a Bartley Green, a Birmingham, le condizioni della figlia erano peggiorate, così hanno deciso di portarla in ospedale dove i medici hanno detto loro che si trattava di meningite. Credevano fosse solo una congiuntivite, in realtà era meningite. La piccola Brogan Lay Partridge, di 9 anni, ha contratto una rara forma di meningite che i genitori hanno scambiato inizialmente per una infezione agli occhi. La mamma e il papà, Aimé, 27 anni, e Craig, 31, erano con la figlia in viaggio di nozze in Cornovaglia, e la bambina ha iniziato a stare male. Brogan aveva sviluppato una brutta eruzione cutanea sulle gambe, una situazione tanto grave, irrimediabile, tanto che i medici sono stati costretti ad amputarle un piede a causa della setticemia che si era sviluppata. Inizialmente le fu amputato il piede sinistro. Oggi, dopo 2 anni e diversi tentativi per poter salvare il piede destro, purtroppo Brogan ha dovuto subire la seconda operazione. Gridava di notte a causa del dolore. Diceva che voleva essere normale e giocare con gli amici a scuola come tutti gli altri, racconta la mamma al Mirror. È stata molto coraggiosa e ha sempre fatto del suo meglio, ed è stata realista. Parlando dal suo letto d'ospedale, Brogan ha detto: «Sono seccata perché non riesco a muovermi correttamente». Ma tutti i medici sono gentili e non vedo l'ora che arrivi la mia sedia a rotelle. Ora la mamma e il papà hanno avviato una raccolta di fondi online per poter sostenere le numerose spese mediche che hanno dovuto affrontare e che dovranno affrontare a causa della condizione della loro bambina. Viene definita meningite una malattia del sistema nervoso centrale, generalmente di origine infettiva, caratterizzata dall'infiammazione delle meningi, le membrane protettive che ricoprono l'encefalo e il midollo spinale. È la più frequente sindrome infettiva del sistema nervoso centrale. Qualora l'infiammazione coinvolga anche il parenchima cerebrale, si definisce meningoencefalite. Può essere causata da batteri, virus o altri microorganismi, e meno frequentemente riconosce un'eziologia neoplastica, autoimmune o iatrogena, da farmaci. Può essere altresì classificata a seconda del suo andamento in acuta, subacuta o cronica. Le varie forme riconoscono cause in genere differenti. La gravità di una meningite è molto variabile. Da forme asintomatiche o subcliniche, per esempio nel contesto di malattie sistemiche, a episodi fulminanti, che mettono a rischio immediatamente la vita, e si configurano come emergenze mediche,